Valve, l'azienda videoludica più grande che esista, in grado di creare prodotti che scrivono ogni volta la storia dei videogame. Tra Half-Life, Portal, Left 4 Dead e Team Fortress, Valve è sempre stata in grado di creare opere d'arte. Ma poi, silenzio. Valve crea qualche piccolo gioco per VR, ma niente di più. L'unico movimento che vediamo è solo tramite il suo store, Steam. I giochi famosi della sua serie rimangono bloccati, la loro storia rimane come una pagina bianca, e noi aspettiamo. Per oggi, 2020, Valve, come un drago dormiente, si rialza e mostra la sua maestosità, portando alla luce la sua nuova creazione, Half-Life Alyx. Ciao popolo di YouTube, io sono Indy e bentornati su un nuovo video. Oggi parliamo di una nuova opera d'arte uscita ultimamente, che ho finito in live su Twitch per voi. Sto parlando di Half-Life Alyx, videogame in realtà aumentata creata dalla casa di Gabe Newell, continuando dopo 12 anni la mitica storia di Gordon Freeman. Anche se questa nuova avventura Gordon non c'entra nulla, e anzi viene sostituita dalla sua compagna, Alyx Vance. Iniziamo con la storia. Half-Life Alyx è incentrato 5 anni prima delle avventure di Half-Life 2. Alyx Vance, 19 anni, insieme a suo padre Eli Vance e altri suoi compagni, dovrà trovare una maniera per sconfiggere e liberare la Terra dall'oppressione di Combine. La storia può sembrare basilare, ma in realtà si collega molto bene ad Half-Life 1 e, anche se è un prequel, con Half-Life 2 e i suoi vari capitoli, rispondendo ad alcune domande fondamentali di cui non voglio spoilerare in questo video. La trama viene raccontata molto bene in molti modi. Uno di questi sono i discorsi tra Alyx e Russell, uno dei personaggi secondari che ci aiuterà nel corso dell'avventura, dandoci suggerimenti per andare avanti o raccontandoci la storia di City 17 e di ciò che è successo prima e dopo l'arrivo dei Combine. Oltre alle parole, la trama viene raccontata anche visivamente, guardando l'ambiente, la città sovrastante con i suoi palazzi, gli interni deserti delle zone di quarantena, contagiati dalla vegetazione viva e strana di Xen, ma anche contagiata dalla tecnologia avanzata dei Combine, che oppressano e bloccano l'ambiente, creando una sensazione di alienazione delle altre zone per colpa di alte mura di metallo. Parliamo ora del gameplay. Il VR rende il gameplay qualcosa che con mouse e tastiera è impossibile da creare. La fisica che ha caratterizzato la serie di Half-Life torna anche in questo nuovo capitolo e anzi si aggiorna, creando un realismo unico nel suo genere. A differenza dei capitoli precedenti, qui la sensazione di tirare un oggetto è reale. Ogni prop ha il suo peso, la sua gravità. Se tiri una granata devi calcolare te, con la mano, che tipo di lancio vuoi, se corto o lungo. Se trovi delle scatole pesanti sei tu che devi raccogliere con due mani per creare una barriera contro i nemici o per sbloccare una via. Ogni oggetto nel gioco serve a qualcosa e sei te in prima persona a capire cosa devi fare con quell'oggetto. A differenza di videogame da schermo, grazie al VR rimaniamo increduli nel poter vedere piccoli dettagli del gioco che creano quell'effetto di reale, quell'effetto di vivo e palpabile. E a differenza del mouse e tastiera, che grazie alla pressione del tasto azione possiamo prendere in mano un oggetto che magari fluttua in aria, qui nel VR avere la sensazione, anche se finta, di tenere in mano un oggetto crea un modo di giocare difficile da riprodurre in altri modi. Passando alla grafica possiamo dire molte cose, ma la prima tra tutte il fatto che anche solo con il Source 2, il motore grafico made in Valve, possiamo vedere un realismo molto convincente, in grado di ipnotizzarci, mostrandoci paesaggi di poco stupendi, tenendo poi presente la leggerezza dell'engine che a differenza degli altri come Unreal e Unity non sforza proprio il computer, ma crea una grafica mozzafiato. Le ambientazioni sono fatte in modo maniacale, mostrando ogni sfumatura del Source che passa dalla città che viene usata come sfondo fino al più piccolo oggetto come una bottiglia. I dettagli della grafica creano un realismo tale che non dà fastidio e anzi tiene incollato il VR senza dare quel fastidio che altri giochi possono dare molto, magari dopo una ventina di minuti. Il movimento del gioco è una delle cose principali. Prima dell'uscita di Half-Life Alyx, molti pensavano che ci fosse solamente il movimento dash e teleport e quindi che non ci fosse il movimento continuo, ma il gioco si presenta con i tre tipi di movimento che aiutano molto molto bene la gente ad abituarsi al VR. Chi è abituato alla realtà virtuale potrà tranquillamente giocare con la modalità continua, mentre per chi non è abituato consiglio il teleport perché non crea motion sickness e aiuta ad abituarsi. Posso dire con certezza che Half-Life Alyx è il miglior videogame in VR che ci sia in circolazione, e il fatto che non sia l'unico a pensare tale affermazione fa pensare che Valve ancora una volta sia tornata alla riscossa, mostrando al mondo dei videogame come questa casa produttrice sia ancora al top e in grado di creare perle videoludiche degne di nota. L'unico problema, per alcuni, è la mancanza della lingua italiana, sia come doppiaggio, ma siamo fortunati, l'ultimo doppiaggio era
molto dimenticabile. Sia per i sottotitoli, cosa che molti italiani che non masticano bene l'inglese non è andata giù molto bene, anche se, proprio ora, è disponibile la traduzione in italiano del gioco, creata da alcuni modder. Il secondo fattore, che ai fan non è andata giù, è il fatto che Half-Life Alyx sia esclusiva per VR e non flat PC, come chiamano in molti. Tanto che alcuni stanno creando delle mod proprio per poterci giocare senza VR, mod che però potrebbero snaturare il gioco, rendendolo vuoto e con niente di innovativo. Uno dei designer e programmatori di Valve, Robin Walker, ha detto esplicitamente: personalmente non ho problemi con la questione, servirà per far capire alle persone perché abbiamo fatto Half-Life Alyx in VR. Sarà un modo particolare per vedere tutte quelle cose che abbiamo realizzato per adattare il gioco alla realtà virtuale. Se le persone giocheranno la versione moddata su un display classico e diranno che è comunque un bel gioco, allora mi significherà tante cose. Mi renderò conto che ho torto e non abbiamo realizzato qualcosa di particolare quanto speravamo, e io amo sapere quando ho torto. Walker fa notare come il gioco sia creato dall'inizio alla fine in VR e quindi creare una versione per mouse e tastiere potrebbe castrare il prodotto. Ma i modder di solito sono in grado di fare molto e magari saranno in grado di fare qualcosa di... beh, molto carino, ma sarebbe come rovinare un'opera d'arte. Capisco il fattore che molti non possono permettersi un visore VR perché è espensivo, anche se ora come ora un VR headset costa sui 400 euro come l'Oculus Rift, oppure per problemi di motion sickness che però non si presenta molto usando visori come HTC Vive oppure Valve Index. Ma questo non vuol dire che un gioco creato solo per VR debba obbligatoriamente diventare anche per mouse e tastiera, togliendo, oltre a un'esclusiva, un modo di giocare differente da quello in cui siamo abituati oggigiorno e creando un mondo che, come dice Gaben, si avvicina sempre di più al Matrix. Ma sono molto curioso di vedere come questa mod per non VR verrà fuori e vedere se questo gioco viene castrato, togliendo l'intraggibilità del prodotto, oppure se viene uguale all'originale. Ma oltre alla curiosità di questa mod, sono curioso delle altre mod che potranno creare con il Source 2, come nuove mappe, storie, avventure, i fan per VR e non nel mondo di Half-Life. Il mio commento finale su questo gioco, in sintesi, è che questa è un'esperienza unica, che mi farà vedere il gaming normale in modo molto differente. Half-Life Alyx è il miglior videogame del 2020 che io abbia mai giocato, e come ha promesso Valve, questa non sarà la loro ultima opera. O almeno, non dovremo aspettare un altro decennio per sentir nominare ancora il nome di Half-Life.